Sono 24.991 i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, quasi 200.000 tamponi effettuati. Si tratta del dato più alto da inizio pandemia, decessi 205 per un totale di 37.905 vittime. La regione con più contagi è la Lombardia, crescono le terapie intensive più 125 a livello nazionale per un totale di 1.536, mentre i ricoveri salgono a 1.026 per un totale di 14.981. Oggi attesa l'informativa di Giuseppe Conte in Parlamento, che per il momento esclude ulteriori restrizioni o un nuovo lockdown a livello nazionale. In Italia si discute sull'ipotesi di nuove misure per contenere l'emergenza Covid, altri paesi stanno adottando restrizioni molto stringenti. Oggi contagi record in Francia, 36.437 nuovi casi di coronavirus e nelle ultime 24 ore 244 decessi. Il presidente Macron ha annunciato il lockdown fino a dicembre. Resteranno aperte scuole, fabbriche, frontiere Schengen. L'andamento dell'epidemia verrà valutato. Chiusura anche in Germania, ma più soft a partire da 2 novembre, in vigore per 4 settimane su tutto il territorio nazionale.